Allora, ok, siamo qua al Taormina Film Festival con Alfio D'Agata che ha presentato un video ed è stato selezionato fra i finalisti e il video tratta di un argomento singolare, di un bambino che voleva fare il calciatore, goleador, Il goleador, sì. E però quindi la famiglia, diciamo, è contraria a questa, insomma, a questa sua scelta. Il padre è contrario, però la madre, diciamo, è un po' vittima di questo padre padrone, no? Questo marito anche severo. sì. E quindi questo bambino che sogna di fare il calciatore, il capocannoniere, si ritrova invece a seguire un'altra strada dettata appunto da questo padre. Se non che da grande, perché il corto è ambientato negli anni 70, poi diciamo ci ritroviamo ai giorni nostri durante una partita di calcio e rivediamo il bambino come giudice di gara, perché insomma l'idea del padre era quello E di questo diventarsi un nome, giudice. come hai scelto questo nome Tosti? Perché è un nome in Sicilia ha anche altri significati, no? Sei Sei tosto, tosto, ma tosti sì, può è anche avere quella, casuale è un oppure. po', ci piaceva questa, suonava bene come arbitro, doveva essere anche corto perché lo vamo appunto a scrivere sul dietro della, come si usa adesso, della casacca d'arbitro, Sì. Non l'ho mai pensato. e poi volevamo anche un cognome comunque che non fosse specificatamente di Catania, insomma è un Beh, ma niente a paese. che fare col giudice Tosti, perché ce ne sono giudici No, Tosti. è tutto questo sì, è casuale, vabbè, un Casuale. cognome che suonava bene col nome Pierluigino Tosti, ci Pierluigino piaceva e Tosti. Esiste abbiamo. un giudice, Luigi Tosti. Ecco, Lo questo era sai? un clamoroso, no, non lo sapevo. Non lo sapevi, meno No, male. no, no, anzi abbiamo evitato Molto questi tosto figli, questo molto qua. Sì, ha tosto. contestato i crocifissi nelle aule tribunali. Si è rifiutato di fare le Udienze udienze. col crocifisso. Sì, è stato processato e condannato. L'hanno sospeso per mesi e mesi dall'impiego. Allora, tosto e tosto in tutti i sensi. E quindi. E quindi poi appunto il titolo è Clamoroso al Cibali perché riprende la famosa Buonasera. frase di Sandro Ciotti del 61 durante un Catania Inter. Ormai poi un modo di dire Clamoroso al Cibali al di là dell'evento calcistico quando una cosa è inaspettata, improvvisa, allora è un Clamoroso al Cibali. Trae spunto appunto da quella famosa frase, proprio perché accadde nel Cibali negli anni 60. Più di 40 anni dopo, questo arbitro Tosti fa qualcosa di clamoroso nuovamente al Cibali, anche se oggi si chiama Angelo Quindi vi siete Martino. ricollegati a un fatto di tanti anni fa che è accaduto realmente questa cosa, Sì, fu no? un Catania-Inter 2-0 per il Catania, l'Inter che era imbattibile all'epoca, diciamo, compromise il suo campionato e alla fine non vinse lo scudetto, anche in virtù di quel 2-0. Sandro Ciotti ripeté alla radio, ai tempi c'era anche la radio, la partita, clamoroso, clamoroso al Cibali. Siamo agganciati a questa frase per fare una storia di sogno, di riscatto. Benissimo, molto simpatico il film che però è fatto con mezzi abbastanza, cioè sembra un film, Beh, l'intento è quello, deve sembrare voglio un dire, piccolo con film. centinaia di comparse, Sì. centinaia di. Abbiamo mobilitato le comparse, organizzato bene, una troupe di professionisti, attori professionisti, proprio perché volevamo, insomma, poi io faccio Si vede questo di anche in mezzo, lavoro. si vede anche provincia regionale di Catania, è uno sponsor, È quello perché sì, ci ha dato certo, perché l'autorizzazione, quello è sembra non. No, strano, ma no, sotto lo cioè. schermo provincia Quello regionale perché comunque ci ha dato le autorizzazioni, ci ha di Catania. Certo, aiutato, quello insomma è un omaggio, poi sta lì allo stadio, ci stava anche bene camuffato un attimo va inquadrarlo. bene, allora vi invitiamo a Messina, clamoroso a Messina. Stai dicendo del Messina? No, non so là com'è successo, È mannaggia, che ho tre squadre siciliane in c'è uno ora. stadio da 40.000 e ora giochiamo Lì è successo un po' un paratracco, con i quindi, dilettanti. con Va i bene, dilettanti. ti ringrazio, Grazie a complimenti per voi. il film. Ciao, Grazie, ciao, ciao. arrivederci.